E adesso come faccio a metterli giù? Tra l'altro non ci stanno nemmeno tutti in inquadratura. Può essere considerata palestra questa, secondo me. Ciao a tutti! Oggi sono qua per parlarvi dei libri e fumetti che sono arrivati ultimamente qua a casa. Alcuni li ho acquistati io, altri mi sono stati regalati o inviati dalle case editrici. So che me lo chiederete già, quindi metto le mani avanti. La mia libreria non è ancora terminata, quindi quando poi riuscirò a sistemarla, organizzarla per bene, eccetera, eccetera, ve la farò vedere con calma. Per adesso ho soltanto svuotato gli scatoloni e finalmente dato aria ai libri. Partiamo subito con un paio di libri che mi sono arrivati da parte di Mondadori poco prima di Natale. Il primo ormai non ha bisogno di presentazioni perché sicuramente l'avrete visto in lungo e in largo, e sto parlando del Priorato dell'Albero delle Arance di Samantha. Samantha Shannon, appunto edito Mondadori, ha un prezzo di copertina di 26 euro, è un tomone enorme, l'edizione è molto molto curata, io ancora non l'ho terminato di leggere perché lo avevo iniziato quest'autunno, mi avevano mandato infatti il file digitale, però è un fantasy molto denso, molto strutturato. E bisogna starci lì con la testa. Io in quel momento ero alle prese con traslochi vari e tante altre cose, quindi non riuscivo a starci molto con la testa. Per questo motivo l'ho momentaneamente messo da parte, ma ho intenzione di riprenderlo a breve. Come vi dicevo, si tratta di un fantasy, la trama è molto molto complicata, non saprei come spiegarvela, ma nel mondo costruito dall'autrice ci sono draghi, si parla di tantissime donne, di un mondo sull'orlo della rovina e del caos, e appunto queste donne lotteranno invece per riportare un po' l'ordine. L'altro libro invece è la nuova edizione di Piccole Donne, che contiene Piccole Donne Crescono, Piccoli Uomini e I Ragazzi di Jo. Questo ha un prezzo di copertina di 28 euro, anche in questo caso l'edizione è molto molto curata. Io per adesso ho letto Piccole Donne e non so se continuerò a leggere anche gli altri. La storia dietro questo libro comunque è abbastanza simpatica, quindi ve la racconto. In pratica io volevo leggere Piccole Donne in occasione dell'uscita del film al cinema e vi avevo chiesto su Instagram un'opinione, quale edizione recuperare, insomma. Io ne avevo puntata una tascabile dell'Einaudi, che per quelli che sono i miei gusti, le mie esigenze da lettrice, mi sembrava molto molto comoda. Tanti mi avevate consigliato questa edizione, ma vi avevo detto che secondo me era un po' scomoda. Quelli della Mondadori mi hanno subito risposto che magari sì, è un po' ingombrante tra virgolette, però ha un sacco di altri aspetti positivi, e mi avevano mandato un messaggio molto lungo e molto simpatico. E quindi mi hanno mandato il libro, tra virgolette, per farmi ricredere. Purtroppo per me rimane un libro abbastanza scomodo da leggere perché posso leggerlo soltanto qua in casa, non lo posso portare in giro e in generale io sono più una persona da libri piccoli e tascabili, diciamo così, soprattutto con la copertina magari flessibile. Però a parte questo, mi è piaciuta molto la traduzione. È molto bella l'edizione, molto curata, se poi siete già dei fan è sicuramente un pezzo da collezione, passatemi il termine. Tornando però alla storia, Piccole Donne mi è piaciuto, se non conoscete la storia, ma ne dubito, in pratica parla di questa famiglia composta da appunto quattro sorelle, la madre e il padre che attualmente all'inizio della storia almeno si trova in guerra. Segue quindi la vita quotidiana di queste ragazze, le prese con i problemi della vita quotidiana. Diana, dover magari fare delle piccole rinunce, dei sacrifici perché appunto non si trovano in chissà quale agio, i balli, i primi amori, interessamenti, le amicizie, eccetera, eccetera. È una storia che ho vissuto molto in maniera quotidiana e familiare, che mi è piaciuta molto per questo, anche per diciamo l'innocenza di alcuni personaggi, per il loro essere così candidi e puri anche nel rinunciare magari a qualcosa per aiutare chi era più bisognoso. È una storia secondo me che ti tiene veramente incollato, ti intrattiene, magari ti riesce anche a emozionare. Io in alcuni punti mi sono leggermente annoiata perché magari non è una grandissima avventura, ecco, ci sono dei momenti un po' forse più piatti, però è una storia secondo me molto bella perché
fa passare anche dei messaggi, a parer mio, molto molto belli. Mi viene da pensare ad esempio al momento in cui la madre racconta alle figlie il futuro che si è immaginata per loro e cos'è veramente importante per lei, vederle felici al di là dell'essere sposate o meno, ad esempio, che per i tempi comunque non era una cosa assolutamente scontata. Ho poi due libri in audio che ho preso quest'estate con la promo del borsone, ma non ve li avevo fatti ancora vedere perché c'erano stati tantissimi problemi con l'ordine che avevo fatto sul sito di IBS. Vi dico solo che mi sono arrivati dopo un mese e mezzo questi libri, quindi poi erano arrivati a casa dei miei, io non ho avuto più modo di scendere, insomma, casini. Poi li ho dovuti impacchettare per portare qua a Milano e quindi non ho avuto occasione di mostrarveli. Il primo mi è stato consigliato dalla mia amica Anna, ovvero L'universo, gli dei, gli uomini, di Vernon, come vi dicevo, edito in audio al prezzo di 12 euro. Me lo aveva consigliato perché l'anno scorso, soprattutto all'inizio del 2019, stavo leggendo diversi libri sulla mitologia greca, comunque sull'antica Grecia, e quindi mi aveva consigliato molto questo autore, in particolare questo libro. Ancora non l'ho letto perché, come vi dicevo, da quando è arrivato è rimasto negli scatoloni per venire su qua, però adesso che è qui sicuramente lo leggerò. L'altro libro che avevo acquistato, sempre delle Einaudi, al prezzo di 14 euro, è un saggio che anche in questo caso volevo leggere da tanto tempo, ma era curioso di leggerlo anche mio fidanzato, quindi l'abbiamo comprato per poterlo leggere assieme, ed è Armi, acciaio e malattie di Jared Diamond, breve storia del mondo negli ultimi 13.000 anni. Direi che il sottotitolo è abbastanza esplicativo. Come vi dicevo, ancora non ho avuto modo di leggerlo, però negli ultimi 2 anni mi sono avvicinata molto di più ai saggi, sono molto più curiosa, soprattutto su ciò che riguarda il perché siamo arrivati a oggi, perché ci troviamo dove siamo, cosa ci ha portato ad essere magari privilegiati o meno, eccetera eccetera, quindi sono decisamente curiosa. Sono poi arrivati da parte di Star Comics un po' di manga, alcuni li ho già letti, quindi vi darò una breve opinione, altri li leggerò a breve. Il primo è il volume 2 dello Sfigatto, ovvero Lo sfigatto fallisce ancora, edito a un prezzo di 12 euro. In realtà questi sarebbero dei volumi unici, in quanto non c'è una storia, nel senso che si sviluppa dall'inizio alla fine, poi prosegue in questo secondo volume. È, diciamo, il continuo della serie di eventi che affronta appunto il nostro protagonista, questo gatto rosso abbastanza ciccione. Quindi si tratta di una raccolta di vignette sulla vita quotidiana di questo gatto, fatto per lo più di insuccessi, dal, che so, prendersi il gelato e dopo pochi secondi casca per terra, oppure si mette a cucinare qualcosa e si brucia. Sono delle vignette che fanno ridere, in sostanza. Quindi si tratta di una lettura molto molto leggera. A me il primo volume era piaciuto veramente tanto, proprio perché era una ventata d'aria fresca, era qualcosa per staccare la mente, e il primo volume in particolare era fatto per lo più di storie da 4 vignette, quindi super super veloci, anche da leggere magari 2 o 3 nei buchi di giornata, o tipo a pranzo, insomma nei momenti vuoti. E personalmente mi hanno fatto molto ridere alcune vignette, anche se alcune situazioni giocano molto sulla quotidianità giapponese, sul cibo giapponese, quindi se non si è molto, come posso dire, vicini a questa cultura, a questo paese, alcune battute magari non si riescono a cogliere, anche se spesso ci sono comunque delle, tra virgolette, spiegazioni alla fine del fumetto. Quindi se si parla di un determinato piatto con il suo nome, poi viene spiegato a base di che cos'è questo piatto, oppure se si fa riferimento a un personaggio storico o famoso, viene spiegato chi è, eccetera eccetera. Rispetto al primo volume ci sono più storie più lunghe, diciamo, quindi che vanno oltre le 4 vignette, e mi piace molto come idea, perché almeno si differenzia un po' da quello che è stato il primo volume. Non è semplicemente una nuova raccolta di storie dello sfigatto, ma è una nuova raccolta di storie sullo sfigatto, leggermente diverso in questo senso, quindi molto molto simpatico. Se avete letto il primo, vi consiglio anche di recuperare questo. L'altro fumetto volume unico che mi è arrivato invece
non mi è piaciuto ed è The Boxman di Imiri Sakabashira, ha un prezzo di copertina di 15 euro e si tratta di una raccolta di tre storie molto surreali, psichedeliche, folli, strambe, non so come altro descriverlo. È per lo più un fumetto, diciamo, muto, in cui ci sono veramente pochissimi dialoghi. Si ferma e sfrutta soprattutto le immagini. Una cosa che io ho trovato vincente in alcuni momenti, perché sono talmente dettagliate le tavole che sanno veramente parlarti e in un certo senso puoi leggerci tu la tua storia. Dall'altra parte non capisci fino in fondo che cosa stai guardando, che cosa stai leggendo, perché la storia è essenzialmente ambientata sì in Giappone, ma ci sono delle creature che sono un po' demoniache, un po' animalesche, un po' un mix, e non si riesce a capire fino in fondo il senso di tutto quanto. Emergono, diciamo, dei temi principali come la vita, la morte, le contraddizioni del Giappone, la lussuria. Sono delle immagini comunque di vita quotidiana che si mescolano a un aspetto più quasi fantascientifico. Però devo dire di non essere riuscita a capire fino in fondo questo fumetto, e non sempre quello che ci ho visto in queste pagine mi è piaciuto e mi ha soddisfatta, proprio perché non l'ho trovato abbastanza forte nel voler comunicare, nel voler criticare o esporre un problema o semplicemente raccontare una storia. Non l'ho trovato abbastanza incisivo per quelli che sono i miei gusti. Da parte di Rizzoli mi sono arrivati invece Italo di Vincenzo Filosa, di cui vi ho già parlato nel video le migliori letture del 2019, lo trovate linkato nelle schede qua sotto in descrizione, il prezzo di copertina è di 20 euro ed è un graphic novel che, come vi dicevo, mi è piaciuto molto. Italo in sostanza è un fumettista, ha una famiglia che gli vuole bene, sembra apparentemente anche soddisfatto dalla sua vita, eppure è dipendente da antidolorifici e la storia parte proprio con lui che cerca di disintossicarsi, di andare, diciamo, in terapia. Ma Italo non è soltanto una storia di dipendenza, racconta in sostanza com'è, che cosa significa, tra virgolette, vivere oggi in Italia, quindi fa riferimento ai diversi problemi non soltanto familiari, lavorativi, le differenze fra nord e sud, la pressione, le responsabilità che aumentano sempre di più e che ti spingono, tra virgolette, a cercare un aiutino. È un fumetto abbastanza forte, un po' un pugno nello stomaco, ma che ho apprezzato molto perché secondo me riesce a tirar fuori veramente le problematiche, le contraddizioni d'oggi. L'altro titolo che mi è arrivato è invece un libro, ovvero Si trasforma in un razzo missile. Sempre edito Rizzoli Lizard, ha un prezzo di copertina di 17 euro ed è in pratica una sorta di saggio, di libro, manuale che si sofferma sul rapporto fra la musica italiana, la nostra musica, e quella delle sigle dei cartoni animati che hanno segnato comunque l'infanzia di tutte quelle persone che sono cresciute fra gli anni 80 e gli anni 90. Ancora non l'ho letto questo, quindi non so bene dirvi altro a riguardo, però sono molto incuriosita, anche se devo ammettere che la musica non è il mio forte. Non parlo spesso di musica perché ascolto pochissima musica, sono molto ignorante quindi sotto questo punto di vista, ma mi piacciono tantissimo le sigle dei cartoni animati, sono praticamente le uniche cose che ascolto. Le opening degli anime, le sigle dei cartoni della mia infanzia, sempre a palla, soprattutto Giorgio Vanni, Cristina D'Avena, sempre. Passiamo ora a due libri che ho recuperato io. Il primo l'ho comprato usato quando ero a Budapest, l'ho pagato 1,60€, 1,70€ circa, ed è The Vegetarian di Han Kang, insomma la vegetariana. Ho letto questo libro e devo dire che non mi ha fatto impazzire. Riconosco, diciamo, del potenziale e trovo affascinante il voler raccontare la storia nel modo in cui l'ha fatto l'autrice, ma personalmente ci sono tante cose che non mi hanno convinta. In sostanza, nonostante il titolo, non è un libro che riguarda i vegetariani.
La protagonista è una donna che in seguito a un brutto incubo decide dall'oggi al domani di eliminare la carne dalla sua vita. E questa sua scelta non verrà mai compresa dalla sua famiglia, né dal suo marito, né dai suoi genitori, né dalla sorella. La vedono veramente come una persona atipica che cerca, tra virgolette, di ribellarsi in maniera però non aggressiva alla società, al sistema, diciamo, coreano, e appunto eliminando la carne dalla sua vita. Questo la porta a enormi conflitti con la famiglia, che invece non tollera qualcuno che è diverso, che appunto si discosta così tanto da quelle che sono le tradizioni, in sostanza. È un libro che parla in un certo senso di follia, ma che solleva anche i problemi familiari di tante famiglie in Corea. Fra tutti si parla di violenza domestica. È un tema che ho visto in tutti i libri e fumetti che ho letto di stampo coreano, quindi mi colpisce. Mi ha incuriosito il modo di raccontare la storia di questa donna, mai attraverso il suo punto di vista, mai attraverso la sua voce, ma attraverso quella del marito, del cognato e della sorella. Però l'ho trovato un po' pesante, ripetitivo, in alcuni momenti così asciutto da non comunicare nulla. Non lo so, secondo me c'era del potenziale, ho apprezzato le premesse, e in particolare la prima parte del libro, la storia raccontata dal punto di vista del marito, perché è inquietante, sembra quasi di essere in un thriller, c'è un po' di angoscia, ma poi va tutto scemando e per me le altre due storie, insomma, gli altri due capitoli sono veramente molto molto piatti. L'altro libro invece lo devo ancora leggere ed è The Corset di Laura Purcell o Purcell, ancora non ho capito come si pronuncia questa autrice, perdonatemi. Ho già letto qualcosa di suo, ovvero Gli amici silenziosi, anche di quel libro vi ho parlato nel video dei migliori libri letti nel 2019. Si trattava di una sorta di thriller horror di sfondo storico, molto molto interessante e inquietante. Però prima di leggere quello in realtà ero incuriosita da questo romanzo qua, perché ha invece una radice, diciamo, più crime, e quindi mi incuriosiva particolarmente. Dopo aver letto poi Gli amici silenziosi sono ancora più curiosa di leggere questo libro, che ho comprato in libreria al prezzo di 11,25 euro, ancora qua l'etichetta. In pratica racconta l'incontro fra una ragazza benestante e un ragazzo che si trova invece in prigione e che sta aspettando, diciamo, di essere processato. Una storia abbastanza intrigante, perché questo ragazzo nasconde un segreto che porterà questa ragazza a indagare ulteriormente. È tutto quello che so, però mi basta per essere incuriosita. Anche perché è ambientato nel periodo vittoriano, in Inghilterra. Quindi, devo aggiungere altro? Da Edizioni O mi è arrivato il primo libro di una nuova serie che ho attualmente in lettura, ovvero Il canto dell'usignolo. Come vedete c'è il mio Stitch, che in realtà è un righello, ma in questo momento lo sto usando come segnalibro perché in tutto questo casino del trasloco non trovo niente. Comunque, vi dicevo, il primo libro di una trilogia di Lian Hearn e ha un prezzo di copertina di 16,50 euro. Mi incuriosisce molto innanzitutto per l'ambientazione, anche se l'autrice stessa all'inizio del romanzo dice che si tratta di un'opera di fantasia, quindi i riferimenti, diciamo, a dei paesi, a delle tradizioni, al periodo, eccetera, eccetera, magari si ispira, però è per lo più tutto immaginario. È una storia che mescola quindi, diciamo, antichità, tradizione con invece magia, e si parla di conflitti, di guerre, ma anche di amori. Il protagonista fa parte di una comunità pacifica che proprio all'inizio del libro viene in realtà sterminata, lui è l'unico sopravvissuto, e da lì parte la sua nuova vita in cui inizierà invece a combattere. E seguiremo quindi il suo percorso di crescita e il suo primo amore. Io, come vi dicevo, sono ancora all'inizio, però sono veramente molto curiosa di proseguire. Poi mi sa che dedicherò un intero video a questo libro qua, magari fatemi sapere se vi interesserebbe appunto un video tutto dedicato, una video recensione. Torniamo agli altri manga che mi sono arrivati da Star Comics. Il primo è il numero 1 di Echoes, il nuovo manga di Kei Sambe, edito a un prezzo di 5,90 euro. Si tratta di un thriller di cui vi ho parlato già sul blog, quindi poi troverete tutti i link, recensioni qua sotto in descrizione.
Il protagonista è un ragazzo che ha vissuto un'esperienza molto molto drammatica. Infatti, quando era piccolo, i suoi genitori sono stati uccisi brutalmente e da allora il suo unico scopo di vita è vendicarli, trovare chi è stato ad ucciderli, appunto, vendicarsi. È quindi un ragazzo sempre pronto a mettersi in gioco, nel senso di è il primo a fare a botte, ad azzuffarsi con le altre persone. È un personaggio molto molto scontroso, però è molto interessante che ci sia questo alone di mistero sulla ricerca di un passato assassino che in realtà si mescola poi con il presente del ragazzo, quindi non si limita ad essere una vicenda chiusa o appunto di anni prima. Kaysan poi mi aveva molto incuriosita con Erased, io ho amato alla follia l'anime che ne hanno tratto proprio per questa indagine, questo aspetto un po' più thriller, quasi crime, quindi sono molto curiosa di continuare per vedere come procederà questo manga. Altra lettura che ho già affrontato è Bakemonogatari Monster Tale, il numero 1, sempre edito a 5,90€. È una storia che mescola il classico manga scolastico con invece il soprannaturale. Infatti il protagonista in passato era stato morso da un vampiro e da allora ha a che fare, diciamo, molto frequentemente con dei mostri. Capita un giorno che una sua compagna di classe inciampa, cade, lui la regge appunto per far sì che non si faccia male e da lì scopre l'oscuro, diciamo, segreto di questa ragazza, ovvero che non ha peso, e questo è collegato all'incontro di questa ragazza con appunto uno dei mostri. Questo fumetto in particolare gira attorno alla storia appunto di questa ragazza, poi non so se i seguiti saranno sempre così, ovvero focalizzati man mano che si va avanti su creature differenti, eccetera. Comunque l'ho trovato molto interessante, non troppo il mio genere, devo essere sincera, perché punta tantissimo sull'intrattenimento, anche se ci sono delle sfumature un po' più, come posso dire, profonde e introspettive, cioè ci sono dei momenti un po' riflessivi, ma punta principalmente all'azione, molto molto carico, e non sono una super fan di questo genere. Comunque in tanti mi avete consigliato di recuperare l'anime, che dovrebbe essere ambientato prima di questa nuova serie manga, quindi magari gli darò un'opportunità. Ho letto anche la nuova edizione di Renzi la strega, edito sempre Star Comics al prezzo di 5,90€. L'ho trovato un fumetto molto molto carino, è stato pubblicato per la prima volta, se non sbaglio, negli anni 80, quindi si sente molto, secondo me, il fatto di essere un manga ambientato in quel periodo. Ci sono tantissimi magari luoghi comuni dei manga usciti in quel periodo, però allo stesso tempo fanno molto ridere. In questo caso in particolare la protagonista è una ragazza che va alle medie e che ha un padre vampiro e una madre invece che è un licantropo. Lei sembra una ragazza normalissima che vive nel mondo degli umani, tranquilla tranquilla, poi un giorno scopre che anche lei ha in realtà dei poteri, infatti mordendo qualcuno o qualcosa riesce ad assumerne la forma. E tutto questo viene inserito nella vita quotidiana di una normalissima ragazza delle medie che è cotta di un suo compagno di classe e che ha in realtà una rivale in amore, quindi vediamo la vita di tutti i giorni a scuola, presso le gite, i battibecchi con questa rivale, i tentativi di avvicinarsi al ragazzo di cui è innamorata. Ci sono tantissimi momenti buffi, tantissimi equivoci, fraintendimenti, molte battute, insomma è molto molto spiritoso e simpatico come fumetto. Per me è qualcosa un pochettino di già visto, preferisco altre cose, però non è stata una lettura che mi ha dispiaciuta, anzi mi ha intrattenuta molto. Fumetto che invece devo ancora leggere è Astra, Lost in Space. Anche questo ha un prezzo di copertina di 5,90€, è una storia ambientata in un mondo in cui i viaggi nello spazio sono all'ordine del giorno e segue in particolare le vicende di questo gruppo di ragazzi che va a fare una sorta di picnic presso un altro pianeta. Una volta lì però ci saranno dei problemi per cui non riusciranno più a tornare indietro e quindi parte questa sorta di missione di sopravvivenza, lotta alla sopravvivenza, eccetera. Sono molto molto incuriosita dall'ambientazione spaziale perché è un po' il pallino per queste cose, però ancora lo devo leggere, quindi vi farò sapere.
Tempo fa la mia amica Valentina mi ha regalato Il mondo dei fiori e dei salici di Masuda Sayo. Si tratta, come recita il sottotitolo, di un'autobiografia di una geisha. Quello che viene raccontato in questo libro non è quello a cui siamo soliti vedere, leggere, perché diciamo che nell'immaginario comune di noi occidentali le geisha sono in un certo modo. Qui viene raccontato invece qualcosa di totalmente diverso. L'autrice racconta infatti la sua infanzia, di quando viene abbandonata e poi venduta, e la vita che ne è seguita, quando appunto hanno cercato di insegnarle, tra virgolette, il mestiere, ha dovuto fare apprendistato per diventare appunto una geisha. Molto molto curiosa di leggerlo, soprattutto perché si tratta di una storia vera. Passiamo a due libri che ho acquistato ieri e che sono usciti da una settimana circa. Il primo è Storia della nostra scomparsa di Jingjing Li, il suo romanzo d'esordio, edito da Fazza, il prezzo di 17 euro. Racconta la storia delle comfort women, tema che abbiamo già visto l'anno scorso affrontato in una graphic novel edita da Bao, ed è un tema che per anni è stato taciuto e messo in discussione. Si cercava di non parlarne, di far passare che non era mai successo, mai esistito, e quindi sono contenta che invece nell'ultimo periodo ci siano sempre più letture al riguardo, perché io personalmente ignoravo totalmente questa realtà, ovvero il fatto che nel periodo della guerra molte bambine, ragazzine dalla Corea, Singapore, come nel caso di questo romanzo, insomma, in Oriente venissero o con l'inganno, con la forza, prese, costrette a prostituirsi in quei campi in cui sostava l'esercito giapponese. Questo libro racconta la testimonianza di una donna, appunto, vissuta a Singapore, che da ragazzina è stata appunto rapita e portata in uno di questi campi, costretta a soddisfare l'esercito. L'altro libro che ho comprato invece è Quel che affidiamo al vento di Laura Messina, edito da PM al prezzo di 17,50 euro. Io sono stata proprio ieri alla presentazione del libro qua a Milano, quindi ne ho approfittato per farmi anche dedicare questo libro. Mi incuriosisce perché sulla lettura della scorsa settimana c'era stato un reportage dell'autrice stessa, che vive in Giappone da diversi anni, riguardo a questa cabina telefonica che si trova presso una collina totalmente scollegata, proprio immersa nella natura, presso cui però va tantissima gente, non soltanto i giapponesi, ma gente da tutto il mondo si reca in questa cabina per parlare, per lasciare un loro messaggio, che sia alzando la cornetta e parlando a vuoto, diciamo, nella cornetta, che sia lasciando delle lettere, oppure c'è una sorta di taccuino, di quaderno in questa cabina telefonica, e la gente va e scrive, insomma, si vede che le persone sentono la necessità di o parlare con le persone che non ci sono più, o di affidare comunque a qualcuno i loro pensieri, che diversamente rimarrebbero dentro di loro. E proprio su questa figura, su questa cabina telefonica, gira la storia del romanzo. Sono veramente molto curiosa di leggerlo, anche perché è un'autrice che volevo già leggere da tempo. Mi incuriosiva particolarmente Tokyo Orizzontale, che ancora non ho letto, ma che è uscito recentemente in una versione tascabile. E niente, appena lo leggerò vi farò sapere. Ultimi, non certo per importanza, i miei recuperi manga. Allora, innanzitutto il numero 6 e 7 di Blooming to You, edito J-Pop al prezzo di 6,50 euro. Il numero 6 l'ho già letto e secondo me, assieme al 5, è uno dei più belli di questa serie Yuri. Io sono veramente contenta che sia stato portato qua in Italia, perché secondo me ha un potenziale bellissimo, soprattutto per quanto riguarda la crescita dei personaggi e l'approfondire il sentimento di inadeguatezza, il non sentirsi all'altezza delle aspettative degli altri o delle proprie aspettative, il difficile rapporto che si ha con se stessi quando non ci si sente accettati e quando si fatica anche ad accettare certi lati del proprio carattere. La storia di base segue due ragazze che si innamorano, o meglio, una di queste innamorata dell'altra, l'altra è convinta di non poter provare amore, che non si innamorerà mai, eccetera, eccetera, e questo
impedimento, diciamo, la fa sentire fuori posto perché vede che tutti riescono a provare amore, tutti sono affezionati a qualcuno, lei invece non riesce, quindi si sente tagliata fuori. Dall'altra parte abbiamo invece una ragazza che sì, prova un sentimento forte per un'altra, però in realtà ha tantissimi altri problemi che ovviamente non sto a dirvi. Il set in particolare dovrebbe essere uscito da pochi giorni, non l'ho ancora letto, però sono molto molto curiosa perché il 6 era finito un po' in maniera... wow, quindi appena ho finito di filmare e editare il video perché lo devo caricare oggi, lo leggerò assolutamente. Finalmente sono andata avanti a recuperare Summertime Rendering, questo è il numero 4 di Yasuki Tanaka, edito Star Comics al prezzo di 5,90€. Si tratta di una sorta di thriller, sì, in quest'ultimo periodo sono un po' presa dai manga thriller. Il protagonista in pratica ritorna nel paese in cui è sempre cresciuto perché la sua amica d'infanzia, che era praticamente una sorella per lui, è morta, però è morta in circostanze molto molto misteriose e quindi inizia, tra virgolette, a indagare, a cercare di capire che cosa sia realmente successo. È una storia che mescola un po' di appunto thriller al soprannaturale, ha un aspetto inquietante anche per questo motivo qua. Io ho letto soltanto i primi tre, quindi sono molto curiosa di proseguire. È in realtà uscito già anche il 5, però per via di tante cose sono ancora un pochettino indietro. Fatemi sapere qua sotto nei commenti quale di questi libri fumetti vi incuriosisce di più, se avete letto qualcosa di ciò che ho citato, che cosa ne avete pensato, insomma fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti. Io spero che il video vi abbia tenuto un po' di compagnia e ci vediamo alla prossima. Ciao!